Boom, rieccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua pronti in questa ennesima, anzi la seconda finalmente giornata primaverile dal Perla di Nova Gorica per la giornata finale della seconda tappa del Remida Deep Challenge. In quanti erano rimasti ieri? Dove eravamo rimasti ieri? Lo farò qui il punto della situazione con il caro Marco Torbianelli. Ciao. Ciao. Siamo belli freschi, belli sopra, svegli, anche soprattutto sopra, tu. Belli freschi, belli svegli, belli né freschi, neanche questa mattina non ce la si fa. Arrivare esteticamente per me è impossibile, fisicamente magari domani. Vabbè, dicevamo della situazione, caro Marco, rispetto a come eravamo rimasti ieri sera, alla fine della diretta streaming di ieri, eravamo rimasti in 19 left alla fine tavoli della di giornata. Semifinale. Tavoli, sì, una sorta di semifinale, esattamente, con grandi stack in gioco e ancora diversi nomi interessanti, tra l'altro in molti, che hanno molti fans a casa, perché ieri insomma ci hanno fatto tante richieste, in particolar modo su, ovviamente, adesso li vediamo tutti, allora, vediamo innanzitutto il chip count, ecco, andiamo in modo sul chip per tornare immediatamente sulla cronaca di questo torneo di ieri e vediamo che il chip leader di ieri è Ivan Martinello, che ha approfittato soprattutto di una fase finale di giornata molto positiva, insomma prendendo parecchio stack proprio a Luca Trotta, che comunque è ancora in gioco, lo vedremo però in fondo al chip count, una mano che gli ha consentito di raddoppiare oltre il milione, poi via via ha consolidato il suo stack fino a 1.760.000 chips che lo proiettano in vetta al count. Seguono Luigi Pujatti, di Andrea, pochissimo staccato. Sì, le veramente attaccati, vedete tutti i primi nella top 10 sono lì a un tiro di schioppo e quindi insomma questo è significativo sul fatto che oggi può davvero tutto succedere, ma nel poker del resto è sempre così, quindi non vedo perché noi dobbiamo... E non solo nel poker, esattamente. Comunque Luigi Pujatti lo segue a distanza ravvicinatissima, a meno di un buio, dopo un personaggio estremamente conosciuto, secondo la scorsa stagione nella classifica generale e anche con un final table alle spalle, Andrea Torri con 1.580.000 chips. Un altro personaggio noto, caro Marco, no? Sì, Nero di picche, Francesco Peruppato, quarto in classifica. Anche lui ha avuto parecchia costanza ieri, sì? È stato molto, sì, 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 molto bravo, anche molto tranquillo. Lui è sempre molto flemmatico, non solo quando gioca. Preciso. Esatto. Preciso, concentrato. Bravo Francesco, andiamo bene per oggi, è molto molto in forma. Poi Carlo Day One, ormai è cresciuto anche il suo stack perché ha quasi 1.500.000 anche per lui. Poi Marco Lo Schiavo, Maurizio Paiola, Michele Bortolini e via via. Subito dopo Andrea Top Cappias Borea, ancora in corsa, sta sfruttando questo suo momento di rush. Eh sì. Con le carte negli ultimi tornei sempre molto ben piazzato il buon Andrea. Ferdinando Bonagura, dopo ancora ieri non mi sono informato, ma comunque poco sopra il milione. Poi gli altri, quindi Alessandro Terricci, Arturo Stocco, Alan Miklavin, l'ultimo degli stranieri rimasti in gara in questo field, insomma è andato meglio del solito per i colori azzurri, no? Di solito sono sempre almeno 3 o 4 che arrivano, che 3 o 4. Mauro Spurio, chip leader del Day 1A e insomma un player di esperienza che secondo me oggi potrebbe anche dire la sua quando i bui continueranno ad alzarsi. Poi Renzo Bruscolini, il mio compaesano Claudio Caffarella, che era anche sopra il milione però proprio nell'ultima mano di ieri, una mano veramente particolare e interessante perché l'ultima mano di giornata con Jack Caffarella decide di foldare dopo la sua 3-bet con 2 4-bet e 5-bet all-in. E ha fatto bene perché alla fine hanno girato solamente Asso Asso e KK. Solo, ovviamente. Giuseppe Bonifati, Giorgio Punzio e in ultima posizione per il momento, in 19esimo, Luca Trotta. Luca Trotta. Vedete, 410.000 al suo stack. Basterebbe un raddoppietto per essere di nuovo nella top 10. Questo è, almeno per quello che riguarda i numeri, come si presenteranno i blocchi di partenza tra qualche minuto. Io e Marco adesso vi facciamo vedere un po' di personaggi, no? Vediamo di che coinvolgere. Abbiamo incontrato ieri, sì. Abbiamo incontrato ieri, a partire ovviamente da Salvatore Enea, no? Che tu stesso hai intervistato, perché ha delle caratteristiche molto particolari che se ci vuoi spiegare... Ma diciamo c'era una certa comunanza con Rocco Palumbo, nel senso che hanno giocato insieme. Ha vinto le Busop? Chi? No. Ah, ha vinto il WT. Non l'ha detto almeno, non l'ha detto. Ah, però allora però un'intervista in cui appunto spiega come è arrivato a giocare a poker, quindi adesso allora, lo sentiamo. Mi sa che è la stessa cosa con cui ha iniziato anche Darmini.
Lo sentiamo? Certo, perché lo cita, infatti. Bravo, vedi. Lo sentiamo, sentiamo Enea. Caro Enea, è finita anche per te? Purtroppo sì. Avevo 5 big blind dopo che mi hanno craccato gli assi con i 9, con un 9 al river, però fa parte del gioco, anche perché un paio di mani prima ho fatto double up con i kings, craccando a mia volta gli assi, capo al flop, anzi a dire il vero ho fatto full. E niente, adesso ho pushato in BVB con Q9 off, mi ha chiamato K5, ha tripsato i 5, aveva le fish per farlo. Il torneo è stato bello, l'organizzazione direi ottima, l'idea classica del blog, della questione live report, coverage con voi molto simpatici, ma anche professionali, perché bisogna dare merito, dare a Cesare quel che è di Cesare, no? E comunque vabbè, la location c'ero già stato, è buona, normalmente io essendo di Piacenza vado in luoghi un pochino più prossimi a me, però vabbè, tornerò per i prossimi eventi, chiaramente Shark Evans. Adesso che hai visto quello che facciamo. E chiaramente tornerò per lei, nel senso, stavamo parlando di una bionda, nel senso, però anche lui bello, cioè nel senso, interessante. Sono 12 ore e mezza che sparo cretina. E io in 5 minuti t'ho quasi battuto. No, ma no, però va bene, nel senso, compagnia. Il mio obiettivo adesso è quello di sviluppare risultati, provarci in questo campo. Io mi occupo di web, però sono un ex giocatore di Magic the Gathering professionista, come Rocco G, Minieri, altri di questo campo. È un annetto, 8 mesi che sto provando a insaccare qualche successo. Oggi non è andata, vabbè, ITM, ennesimo ITM. Fatto, però. Sì, ITM va bene, però bisogna vincere, nel senso, purtroppo bisogna vincere. Questi giovani che vogliono tutto subito. No, tutto subito no, però cioè, nel senso è giovane no. No, però è importante, final table, il mindset ce l'ho, nel senso, vediamo in futuro, via. Okay. Quindi il prossimo evento ti vediamo qui presto, prestissimo. Vediamo di venire al prossimo Shark Event, nel senso con il gruppo di piacentini da Piacenza Caldi. Cerchiamo di esserci allora. Bene. Va bene, mi avete Vuoi capito. Salutare qualcuno a casa? Beh, saluto innanzitutto la mia mamma, a cui voglio un sacco bene, e poi dopo tutti i miei amici, tutti i ragazzi del Futurbet e tutti quelli che mi conoscono. E vi ringrazio. Bene. Perfetto. Grazie a te. Grazie. 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 Ciao. Saluto anche al caro Enea, che ieri ha dimostrato comunque di saperci fare anche con le carte, anche se è stato protagonista di uno scoppio che ricordo contro Andrea Top Capias, che gli ha consentito proprio ad Andrea di essere ancora intorno al milione di chips. Comunque, morto un papa, abdicato un video, adesso si può dire, tanto neanche muoiono più i papi, quindi figurati. Appunto. È fantastico. Morto un papa, ne muore un altro, era il vecchio detto. No, vabbè, a parte gli scherzi sui papi vari, prima che di blasfemia la domenica. Non so dove abiti tu, ma insomma, vabbè. Beh, non in Vaticano, quindi appunto. Potrò dire quello certo. Che voglio, nel limite del consentito. Oh, assolutamente. Intanto Barbie in sottofondo invece ha associato animali. Ma potremmo coinvolgerlo in particolare, se non siamo stati niente. Però questo lo si può di nuovo ripetere. No, invece passiamo a proposito di animali di fattoria a Filippo Il collegamento era perfetto, infatti. Povero Fili. No, Fili tra l'altro ha piazzato l'ennesimo risultato, perché ieri l'abbiamo visto attaccato fino alle zone alte dei premi. Purtroppo anche per lui è stata una giornata finale sfortunata, non ce l'ha fatta essere ancora in gioco con noi nella giornata finale oggi. Anche se ci teneva tanto, perché ripeto, sta attraversando un buon momento, un paio di tavoli finali importanti, qua ha piazzato comunque la sua bella bandierina, che a 3 bet poker sicuramente farà piacere, e a Mauro Ghisoni, che era in giro, ovviamente tifava per lui. Invece non è riuscito a arrivare a questa giornata finale, quindi non potrà lottare e competere per la vittoria, ma certamente potrà lottare e competere per il ruolo, tra virgolette, di uno dei più simpatici, perché come sempre quando l'ha intervistato immagino che non perde mai, fuori, no? Non perde mai la simpatia. No, quello no, è uno dei personaggi effettivamente più piacevoli da trovare in giro per i tavoli degli eventi di Shark Evans. Speriamo ovviamente sia simpatico anche a voi, perché adesso ve lo stiamo proprio per mandare in onda. Il servizio ho preso ieri, poco dopo la sua uscita. L'unica cosa che ci ha chiesto è detto no, non voglio essere intervistato. No, come cioè, sempre, infatti non lo intervistiamo mai. E tu hai detto no, dai, come no? Ha detto, non voglio essere intervistato prima di essere passato al bar.
È vero. Confermi? Confermo. Quindi vero. Vediamo dopo la Lasco come è ridotto Filippo. And go! Eccoci qua. Pronti per festeggiare la 124esima bandierina in carriera di Filippo Etna. Etna. Io ho qualche problema di matematica, sono forse qualcuno meno, ma non poi tantissimo. Mentre alle nostre spalle continua il main event del Remida, sì. Tu sei qui con noi perché sei uscito. Assolutamente sì. Comunque, bandierina. Allora, soddisfatto, contento, ho giocato bene, ho avuto un torneo, un day 2 molto in salita. Quindi per me bandierina è grande soddisfazione, come al solito non sposta niente a livello economico, però ci tenevo, ho fatto veramente fatica, sono stato short, ho fatto tutto il day 2 15x, quindi si arrancava, però è normale, sono abituato a giocare da corto e ci tenevo perché c'è qualche novità, quindi bisogna onorare. Ecco, spieghiamo bene questa novità. Allora, dobbiamo parlarne adesso, cioè tipo dopo il torneo abbiamo detto ci ubriachiamo per i massimi e parliamo di ste cose, però c'è una anticipazione, dai, su. C'è una collaborazione attiva, vabbè, con Tribet Poker, lo sappiamo perché con Mauro siamo amici da sempre. E adesso si è affiancato anche Maurizio Barlocco di Vibet, quindi sui prossimi eventi giocherò per loro. E non voglio millantare, ma dovrebbe anche scappare una nominuzza da capitano della squadra. Vamos. Vabbè, comunque è solo un discorso di soddisfazione personale e di lavorare con gente del settore, oltre a dei grandissimi amici. Quindi io sono molto contento, molto, molto soddisfatto. E questa ovviamente, questa bandierina, seppur un po' stremizzita, però la dedico a loro. E sperando che sia la partenza, l'inizio di una lunga serie di soddisfacenti risultati. Te, Zappalini. Bene, ormai io non servo quasi più. Dico tutto io. Vai, detto tutto tu. No, sono contento, ragazzi. Ah, piccola parentesi. Io, Monferrini non c'è, ma poi lo vado a salutare. Io al main degli Shark non arrivo mai. Quindi per me è una bandierina, 30esimo, cosa ho fatto? Ma è tanta roba. Cioè, nel senso, io al main non ci sono mai. Io vado solo nei side. Quindi adesso domani vado a fare il side. E scassiamo il side. Bene, noi saremo lì pronti a beccarti. Ragazzi, grazie di tutto. Grazie a te. E alla prossima. Bene. Ok. Ciao. Ciao caro. Ciao, grazie. Di mano tra Tobianelli e Filippo Etna, speriamo che questa stretta porti buono, al contrario di altre, come dire, è successo un increscioso episodio. Allora, innanzitutto chiedi ufficialmente scusa a Daniele Caldarola. Ieri gli ho tirata giusto un po', no? Giusto un pochino. No, volevamo parafrasare quello che è uno sketch televisivo di Colorado. Comico, di Colorado. E tra tutti i 37 ho beccato proprio. Siete tutti a premio, tranne te. Indicando ovviamente Caldarola che si tocca le parti basse, ma non è servito. Non è servito a nulla, anzi. Non è servito a nulla, anzi, ha peggiorato la situazione, almeno in diretta. Questo per dire che abbiamo poi rintervistato più, insomma, a mente lucida e fredda prima che ti mandasse a quel paese, esatto. Almeno. No, è stato veramente carinissimo, è stato sorridente, sia in diretta, l'ha presa bene, immediatamente l'ha presa dopo bene. La bolla, e sia dopo quando è tornato a fare due chiacchiere, perché l'ho visto un po', insomma, abbacchiato, ci teneva molto a fare il risultato, aveva giocato anche molto bene, se non era per te avrebbe probabilmente vinto. No, ma in realtà nel dire appunto che l'anno scorso ha fatto 5 ITM, sì, è arrivato terzo in classifica, ha detto comunque che gli mancava fare la bolla, per cui era, non dico contento, ma insomma. Felicissimo, tranquillamente, infatti guarda. Infatti ho detto magari la prossima volta lo rifacciamo, mi ha detto no, grazie. No, anche poi, no, appena un sai, ho detto non venire, neanche vicino. Stai lontano. Vediamo invece che cosa ha detto ieri, dai, così magari lo coinvolgiamo, esorcizziamo un po' la cosa. Daniele Caldarola, uomo main event del Remida Deep. Tranne te. In qualità di Bubble Man ti spetta di diritto questa postazione di intervista con vicino a qualche metro quelli loro che stanno continuando a giocare. Come esperienza è sempre delle più belle e vale la pena fare, come le esperienze che ho vissuto l'anno scorso. Purtroppo uscire alla bolla ti lascia in bocca proprio quell'amaro che dici porca miseria, magari forse potevo fare diversamente. Invece vabbè, è andata così e che dire, ci siamo divertiti lo stesso in questi due giorni. Molti bubbleman sono diventati famosi però. Sì? Come? Scusa, per esempio Filippo Etna ha cominciato da bubbleman.
Beh, io ho iniziato l'anno scorso facendo 5 ITM nel Remiga, finendo terzo in classifica generale, e abbiamo provato anche la bolla, che magari sarà d'esperienza appunto per il futuro, considerando le mani sbagliate o giuste, quelle che sono state giocate, faremo esperienza. Comunque essere al tavolo dalle, appunto dalle 3 del pomeriggio è stata una cavalcata molto lunga, hai avuto modo, mi pare che sei anche rimasto sempre allo stesso tavolo. Sì, oggi sì, oggi sì, sempre allo stesso tavolo, infatti appunto la mia giocata è stata prevalentemente come dire dovuta al fattore che ci conoscevamo tutti al tavolo, e io pushando sapevo che l'original race avrebbe passato, mentre invece ovviamente se hai asso asso KK non passi, donna donna ci pensa e Jack li passa, giocando appunto dalle 3 del pomeriggio insieme sul mio push, e invece c'ha gli assi. Niente da fare. Peccato. Però vabbè, è sempre una bella esperienza. Anche perché abbiamo visto spesso, non solo oggi, gli assi scoppiare, stavolta invece. Infatti speravo, come gennaio 2012 che feci il tavolo finale del Remida, con 10-10 di far scoppiare gli assi a Dragan, e stavolta no. Non si è ripetuto, perché se scoppiavano stavolta arrivavo al tavolo finale. Spero. Avrei sperato di arrivare al tavolo finale. Vabbè, comunque insomma l'hai presa bene. E vabbè, che devo fare? Se mi strappo i capelli poi rimango come te senza. Infatti vedi, la storia insegna. Però dai, vabbè. Va bene, vuoi salutare qualcuno del Bet Club? La mamma. La mamma, ciao mamma, poi gli farò vedere l'intervista, perché certo, assolutamente. E quest'anno appunto sono sponsorizzato da Bet Club, ecco. In quanto vinco tutti i ticket quando vado là, è già il secondo che vinco. E salutiamo il mio presidente Tiziano e tutti i ragazzi del Bet Club che mi conoscono. Sì, soprattutto poi con la... l'hai visto con la cravatta di Titti? Le aveva promesse. Ma non con la cravatta di Titti. Sì, un po' imbarazzante. Ma vabbè, ma tanto si vedono di quegli elementi qui che si potrebbe fare una... Com'è che si chiama quella? L'Harlem Shake. Che guardavi me, scusa? No, guardavo te, che mi incentivavi, no? Con tutti gli elementi che ci sono qua, appunto, dicevo, si potrebbe organizzare un Harlem Shake a torneo finito. L'aveva proposto Barlocco, ma stranamente... Non è brutta come idea, per me è bellissima, è bellissima. Di pagare la bolla non l'hanno accettato, ma l'Harlem Shake sicuramente l'accetta. Sicuro, anche perché non vai tranquillo. Nessuno. Esatto. Bene. Beh, Daniele, grazie. Per la prossima volta, certo. Sicuramente. Noi saremo ci qui, rivedremo. Sicuro, io forse. Io sì, Dio, perché? No, perché prima te l'ho tirata. Ti ho detto, siete tutti TM, tranne te. Porca miseria, è vero. Adesso ci ha ricordato bene, stavo zitto, era meglio. Bene, grazie. Alla grazie prossima. A voi. Adesso vado a sedermi al knockout. Va bene. Ciao. Bocca al lupo, ciao. Io sto lontano. Avete fatto amicizia alla fine? Sì, beh, insomma, l'ha presa molto bene, dai, sì, tutto sommato. Sì. Cioè, ti è andata di culo, sì, si può dire? L'ha presa forse un po' meno bene Tiziano Mosca, che mi ha detto parole un po' più... No, esatto, dico, credo forti. Che l'altro 90% avrebbe corso dietro, ecco, della sala. No, scherzo, buonariamente, insomma, per te non tanto, comunque. No, salutiamo davvero Daniele, un ragazzo squisito anche fuori dal tavolo, perché è sempre sorridentissimo, quindi io amo questo genere di personaggi all'interno del torneo. E chi era certamente quello sorridente, e anche perché non l'avevi ancora nominato tutto ieri, quindi no. Si è potuto giustare. No, anche perché l'abbiamo intervistato oggi, quindi. Quindi adesso noteremo. Noterete probabilmente questo Ivan Martinelli, chip leader della giornata di ieri, era comunque molto vicino agli altri, quindi anche se fosse non sarebbe comunque propriamente colpa tua. Attenzione, è out, mi segnalano. No, scherzo. C'è però il primo player out di giornata, quindi vi facciamo vedere solo le battute a caldo del chip leader, poi andiamo... In sala con te, Luca Di Lam, vi vengo anche a dare una mano a Manforte, perché voglio seguire da vicino tutte le fasi salienti fino al final table. Dicevo, purtroppo è uscito invece il primo player out di oggi, che è Maurizio Paiola. Dopo ci andremo a informare, vedremo di recuperarlo, di sentire un po' le dinamiche di questa prima eliminazione. Intanto lo sentiamo da Ivan le dinamiche per questa sua chip leader di ieri, che sia andata bene, è evidente, ci racconterà poi lui, no Marco? Sì, cioè, gli ho chiesto un attimino come ha passato la notte, con che spirito affronta questa
giornata. L'avete fatta stamattina sì, alle 9. L'ho già detto prima, per cui sentiamo cosa ci ha detto. Ivan Martinelli. Bene, siamo qui con Ivan Martinello, chip leader, che affronta da questa, dall'alto della classifica questo final day. Hai dormito stanotte intanto? Sì, ho dormito abbastanza tranquillamente, svegliato un po', già con un po' di adrenalina subito, però adesso siamo qua, ce la giochiamo, bello così. Qualche strategia particolare che hai in mente, no, questi primi livelli? Ho studiato un po' il tavolo, mi pare che ci sia già il ridraw dei tavoli e stavo studiando un po' le posizioni. Mi fa piacere non essere al tavolo con Torri, che è stato un avversario tosto, e con gli altri ho due corti alla mia sinistra, quindi sarà difficile aprire così con ogni mano. E quindi ce la giochiamo, vediamo un po' com'è. Gli altri non li conosco tanto bene, qualcuno sì, qualcuno no, però vediamo. Quindi quelli che ancora non conosci, che avrai al tavolo, vedere un attimino di capire, sì, come giocano. Da studiarli all'inizio, vedere un po' come giocano. Dopo di me gioca uno con 8 bui, quindi penso che sì andrà all-in con molte carte, quindi vedremo. Anche in base alle mie, ovviamente. Bene, in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Ciao. Qua a sorpresa, ci hanno quasi fregato. No, c'era doppia sorpresa, intanto perché tu non ci dovresti esserci. Però va bene. No, lanciamo, no, ci devi essere perché dobbiamo lanciare la pubblicità. C'è la mia cartelletta in sloveno col programma di ieri. Care Sara, quindi allertiamo anche i suoi tanti fans che ieri ci hanno seguito e volevano vederla sempre più spesso. Vedremo di non accontentarli perché assolutamente la vogliamo centellinare, giustamente dosarla al meglio e poi soprattutto perché ce la vogliamo tenere un po' per noi. No, è soprattutto perché per te, cioè io se mi cacci via, non posso portarti in sala, ma tu puoi venire qua quando ti senti libero. Ma io preferisco lavorare in sala, mi piace di più. Bene, perché a te piace stare in mezzo a tanti uomini, lo so benissimo, questa è una situazione che bastardo. Sì, 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 bene. Silvia ci ricorda che è uscito Maurizio Paiola, ma perché era assente, l'abbiamo appena detto prima del collegamento, che aveva le cuffie, certo. Che tra l'altro era anche ben messo, voglio dire, quindi qualcuno avrà goduto di questo. Andrea Torri, sì, sì. Andrea bene. Torri, che credo che si sia portato a casa le chips di Maurizio. E quindi si è in testa al chip count. Adesso la prima informazione che vado a prendere in sala. Bravo, anche perché Paiola probabilmente si era un attimo accorciato in un'altra mano prima, quindi senti da tutti e due come sono messi al momento, ma tanto dopo avremo una lunga diretta in sala io e te, quindi dopo andremo ad aggiornarci. Bene. Marco, ti ringrazio per il momento. Vado. Vai verso la sala, noi vi lanciamo 2 minuti di pubblicità, il tempo di far sedere qua vicino a me Sara, e poi dopo vi lanciamo direttamente all'interno di questa ultima giornata del Remida Deep, seconda tappa, in diretta da Nova Gorica. Anzi, Nova Gorica.